Dal Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andarlo a prendere. Dicevano infatti: è fuori di sé. Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna, poiché dicevano è posseduto da uno spirito impuro. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Sorelle e fratelli carissimi, ci troviamo in una casa, così come Gesù a Cafarnao era in una abitazione. Intorno a lui, ci ha detto il Vangelo di Marco, si era stretta una grande folla, tanto che non aveva nemmeno il tempo di mangiare. Una grande folla era vicino a Gesù dentro la casa, ma una folla ancora più grande era fuori di quella casa. Perché di fronte a Gesù, come di fronte a qualunque profeta di ieri e di oggi e di ogni luogo, c'è sempre un doppio schieramento. C'è chi si lascia appassionare dalle parole del profeta e dalla sua testimonianza di vita e chi invece si sente disturbato dalle parole del profeta e dalla sua testimonianza. Infatti, come dice il libro del Siracide a proposito di Elia, la sua parola bruciava come il fuoco. La parola di Gesù, ancor più di quella di Elia, bruciava. La parola di tanti profeti, anche dei nostri tempi, come quella dei profeti dell'antichità, brucia tantissimo la pelle di tante persone, a volte anche la nostra. Infatti, una domanda che oggi ci dobbiamo porre è: ma io dove mi colloco? Dentro casa, intorno a Gesù, per ascoltare la sua parola, per lasciarmi mettere in crisi da questa parola e aderire alla proposta di Gesù, dicendogli il mio sì, oppure mi colloco all'esterno della casa, lontano da Gesù, perché le cose restino come sono sempre andate, senza lasciarmi sfiorare, senza lasciarmi mettere in discussione dalla parola di Gesù? Questa domanda è necessario che noi ce la facciamo,
perché è vero che tante volte noi non facciamo parte della categoria degli anziani del popolo, degli scribi, dei farisei, dei sacerdoti del tempo di Gesù, cioè di coloro che erano dichiaratamente i suoi nemici e che prima di tutti si erano accorti della, fra virgolette, pericolosità di Gesù. Ma a volte anche noi non andiamo dietro a Gesù e non accogliamo la sua proposta di vita. A volte, come è successo anche nella storia della Chiesa, in molteplici situazioni lungo il corso dei secoli, noi, pur facendo parte della comunità, rifiutiamo ciò che Gesù ci sta dicendo attraverso i profeti e attraverso i segni dei tempi, come è successo anche con il Concilio Vaticano II, che molte persone non hanno accolto quando esso è stato realizzato e molte persone ancora non lo accolgono nemmeno oggi. A volte addirittura noi possiamo essere non solo come i concittadini di Gesù a Nazareth, per i quali Gesù dovette dire: un profeta non è maltrattato se non in casa sua, dalla sua gente, nel suo paese e dalla sua famiglia, ma appunto apparteniamo proprio alla famiglia, come i parenti di Gesù che oggi scendono da Nazareth verso Cafarnao per andare a riprendersi Gesù. Il verbo greco addirittura fa riferimento, come durante la passione, alla cattura di Gesù, come se non gli volessero lasciare una via di scampo e dicevano: è fuori di sé, cioè è impazzito. E forse noi ci poniamo anche un'altra domanda in questo momento: ma davvero anche Maria faceva parte del gruppo dei parenti che vanno a riprendersi Gesù? Davvero anche la Madonna ha pensato, seppure per un istante, che Gesù fosse impazzito, che fosse uscito fuori di testa? Maria, dobbiamo comprenderlo sempre più e sempre meglio, ha dovuto fare anch'essa il suo percorso di fede, ha dovuto attraversare anch'essa il deserto dello spirito, la notte dello spirito, ha dovuto fare anch'essa fatica prima di dire il suo sì incondizionato, stando sotto la croce, ricevendo fra le sue braccia il corpo morto del figlio, accompagnando i primi cristiani, la chiesa primitiva, nei suoi primi passi. Ha dovuto fare questo percorso perché inizialmente non tutto le era chiaro. I Vangeli ce lo ripetono continuamente. Come Giuseppe era osservante della legge e anche delle tradizioni. Quando Gesù nasce, immediatamente lo portano al Tempio perché egli potesse essere circonciso. Ogni anno andavano al Tempio di Gerusalemme in pellegrinaggio. Ma quando Gesù è nato, ci dice l'Evangelista Luca, né Giuseppe né lei capirono fino in fondo ciò che i pastori dicevano, e quando lo portarono al Tempio, né Giuseppe né lei capirono le parole del vecchio Simeone. E quando Gesù a 12 anni resta nel Tempio e loro riprendono il cammino verso Nazareth, né Giuseppe né lei capirono le parole di Gesù che diceva loro che doveva occuparsi delle cose del Padre suo. Ecco, noi a volte siamo come quei familiari di Gesù. Vogliamo bene a Gesù. Le cose che pensiamo e diciamo e facciamo, le facciamo per Gesù, almeno teoricamente, e non ci rendiamo conto che invece stiamo dicendo il nostro no alla proposta di Gesù. Stiamo dicendo il nostro no al progetto di uomo nuovo e di mondo nuovo che Gesù è venuto a proporci. Insomma, Gesù, nella pagina del Vangelo di oggi, si trova come preso da un accerchiamento a tenaglia,
da una parte i suoi nemici, gli scribi, venuti da Gerusalemme quasi per fargli un esame di teologia, e dall'altra i parenti, scesi da Nazareth per portarselo via. Gli scribi discutono con Gesù in modo animato nella pagina del Vangelo di oggi, ma già prima di questo episodio avevano avuto ben 5 dispute, 5 scontri feroci con Gesù, insieme con i farisei e con i sacerdoti e addirittura con gli erodiani, perché mettevano in discussione ciò che Gesù diceva di Dio, che è padre di tutti, che vuole bene a tutti, ai buoni e ai cattivi, che fa sorgere il suo sole sui giusti e sugli ingiusti e fa piovere sui cattivi e sui buoni. Ma soprattutto gli scribi mettevano in discussione le azioni di Gesù. Gesù che si siedeva a tavola e mangiava con i pubblicani e con i peccatori. Gesù che guariva in giorno di sabato, Gesù che non rispettava il digiuno, Gesù che non osservava il riposo del sabato, il comandamento del sabato per gli scribi, per i farisei, per gli ebrei, era il comandamento più importante di tutti, perché dicevano loro Dio stesso lo ha osservato riposandosi il settimo giorno della creazione. E invece Gesù affermava che il sabato è per l'uomo, non l'uomo per il sabato. E mentre gli scribi discutevano con Gesù, l'accusa più feroce che hanno potuto fargli è: fai miracoli, ma li fai in nome di Beelzebul, il principe dei demoni. Fai miracoli perché è indemoniato. Quindi da una parte i parenti dicevano di Gesù che era matto, che era pazzo, che era fuori di sé, dall'altra i suoi nemici gli dicevano che era indemoniato. Ai suoi nemici Gesù risponde attraverso le parabole, con degli esempi molto semplici. Una casa che non è solida in se stessa, una casa in cui una pietra cade sull'altra, va presto in rovina. Così Satana, se agisce contro di sé, vuol dire che ha finito di vivere, vuol dire che è stato sconfitto. Se voi dite che io agisco bene, ma agisco bene in nome di Satana, vuol dire che Satana è proprio alla frutta, perché egli incita al male. Se sta incitando me a fare il bene, vuol dire che non ha più nulla da fare, non ha più nulla da dire. Ai suoi parenti, invece, Gesù vuole far comprendere che importante non è la famiglia di sangue, non è la famiglia materiale, ma la famiglia spirituale che man mano egli si sta costruendo. La famiglia degli uomini e delle donne, dei giovani e degli adulti, dei bambini e degli anziani che dicono il loro sì alla proposta che il Signore Gesù sta facendo, alla proposta di uomo nuovo e di mondo nuovo, alla proposta di un amore incondizionato, di un perdono assoluto, di un distacco dai beni che permette la condivisione, da un rispetto delle persone e del creato, proprio come il Signore continuamente ripeteva. E allora noi oggi siamo chiamati a scegliere. Vogliamo essere i nemici di Gesù? Sicuramente no. Vogliamo essere gli amici, i parenti di Gesù? Sicuramente sì, ma dobbiamo comprendere la proposta di Gesù e dobbiamo aderire ad essa. Non pretendere che Gesù la pensi come noi e faccia ciò che noi abbiamo in mente, ma che noi ci convertiamo, cambiamo il nostro modo di pensare, parlare e agire per adeguarci a quello che il Signore ci chiede. Anche umanamente può succedere che in famiglia non si vada d'accordo,
che a volte le famiglie vadano contro alcuni membri della famiglia. Pensate a dei genitori che non accettano una scelta professionale di un figlio. Casomai c'è uno studio da avvocato avviato, c'è una impresa di famiglia che va benissimo e il figlio dice: io l'avvocato non lo voglio fare, io questa impresa non me la sento di portare avanti. Certamente la famiglia si schiera contro di lui. Pensate a una scelta affettiva. La famiglia ha delle idee sul proprio figlio o sulla propria figlia, ma il figlio dice: io quella che voi pensate sia la mia sposa ideale non la voglio, perché non sento nulla per lei. Io, dice la figlia, quello che voi pensate essere il mio sposo ideale non lo guardo nemmeno, perché non sono innamorata di lui. Pensate anche a un figlio o una figlia che vogliano fare una scelta di vocazione speciale, vogliano consacrarsi al Signore nella vita religiosa o nella vita sacerdotale. Quante volte le famiglie contrastano questa scelta? E allora è normale che possa succedere anche dal punto di vista spirituale. È l'immagine tipica di chi vuole bene a Gesù ma non ne capisce il messaggio, è come spesso capita nel Vangelo, Pietro. È Pietro che dice a Gesù: non andare a Gerusalemme, non andare lì, perché lì ci stai dicendo tu stesso che dovrai patire, dovrai soffrire, sarai messo a morte. Non andare, tu sei il figlio di Dio, tu devi essere il vincitore, tu devi essere il re del mondo, dell'universo. Ma Gesù dice a Pietro: tu parli come Satana, torna dietro di me, torna ad ascoltare la mia parola, torna a comprendere il mio progetto e cammina sulla strada che io apro davanti a te. Lasciamoci coinvolgere dalla proposta di Gesù, lasciamoci scuotere dal suo Vangelo, dalla sua parola bruciante come il fuoco, e diciamo il nostro sì incondizionato. Del resto, Gesù, come ci ha detto la conclusione della pagina appena ascoltata, prima di parlare dice: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli e le mie sorelle? Guardando in faccia e negli occhi ciascuno, disse: ecco chi è mia madre, mio fratello, mia sorella. Chi ascolta la parola del Signore e la mette in pratica. Sì, fratelli e sorelle, se ascoltiamo la parola e la mettiamo in pratica, noi siamo fratelli di Gesù, siamo sorelle di Gesù, ma addirittura siamo sua madre, perché lo generiamo nel mondo di oggi. Che il Signore ci illumini, che il Signore ci accompagni, che il Signore ci dia la capacità di fidarci di Lui e di generarlo al mondo di oggi.